Mercatini, stand enogastronomici, street food, tanta musica e ovviamente il villaggio di Babbo Natale. Quella di ieri è stata una domenica di festa a Lucignano con il tradizionale appuntamento della Fiera del Ceppo che ha animato i vicoli del borgo della Valdichiana con tante attività sullo sfondo delle luci e dell'atmosfera natalizia. Una giornata meravigliosa grazie all'ottima organizzazione del nostro ufficio turismo, a cui va un ringraziamento strepitoso Enrica Cassioli e l'assessore Stefano Cressi, ai nostri ragazzi dell'ufficio tecnico perché davvero fanno ogni volta un lavoro eccezionale, insieme alla nostra Proloco che cura la revocazione dell'antica Fiera del Ceppo, insieme al nostro gruppo folcloristico, alla banda di Lucignano e soprattutto alle contrade che faranno lo street food durante tutta la giornata. E poi non possono mancare i nostri ragazzi, quelli dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, che in tutta la giornata si esibiranno nelle nostre vie del meraviglioso borgo di Lucignano, dall'infanzia fino alle medie. Ecco che abbiamo voluto riportare la tradizione, la nostra storia e la nostra cultura. Ecco, ma perché si chiama Fiera del Ceppo? Perché il ceppo si svolge naturalmente la settimana prima di Natale, quindi è il weekend prima di Natale, e il ceppo è quel grosso pezzo di legno che i nostri nonni mettevano sul camino per Natale, che doveva durare il più a lungo possibile. Quindi la ricerca del ceppo, la ricerca del pezzo più grosso, perché il ceppo è sempre stato il simbolo del Natale.